Poi da qualche parte nel video lo diciamo che tipo stiamo andando in un posto in cui io starò 4 mesi, di cui non ho mai visto una foto e che ad oggi non so se è un monolocale o una camera singola. Lo diciamo questo, perché non sappiamo dove piazzeremo la tenda stasera, Possiamo se dirlo. pioverà. No, dico poi da qualche parte diciamolo, dico, no? Allora, l'ultima volta ci siamo lasciati con Marco che stavamo discutendo di quella che è stata la sua esperienza di Erasmus in Irlanda, mentre ora lo sto accompagnando a Mannheim, in Germania, dove affronterà quello che è il primo semestre del suo ultimo anno di università. Ma perché ci sono anch'io, vi chiederete, ed è giusto? Beh, diciamo che 2 anni fa Marco è andato a Dublino ovviamente con l'aereo, questa volta aveva la possibilità di portare su la propria macchina ed è quello che ha fatto. Solo che questa era una decisione presa dal momento che gli sarebbe piaciuto anche vivere un po' la Germania, spostarsi molto comodamente e possibilmente tornare indietro in caso ci fosse la necessità, cosa che gli sarebbe molto piaciuta in Irlanda. Oltre al piccolo fatto che un viaggio di circa 9 ore potrebbe risultare, come dire, noioso. Dunque, ho deciso di accompagnarlo fino a Mannheim e da Mannheim tornare indietro con l'aereo come una persona normale. Prima di partire, abbiamo stilato una serie di tappe da visitare lungo i 3 giorni di cammino, o in questo caso di guidino. Sì, ho appena detto che dura 9 ore, ma visto che eravamo insieme, abbiamo avuto insomma l'idea di fare una piccola vacanza. Quindi dura 3 giorni, 3 giorni, ma cosa sarebbe un viaggio senza imprevisti? Ve lo dico io, una vacanza. Ma ora direi di tornare in macchina. E a me fa piacere che fai video, però non tenere il braccio davanti allo specchietto Ah, scusa. perché più che altro lo dico anche perché siamo in due in questa macchina, eh. Ok. Forse è il caso di restare qua ancora un secondo. Qui eravamo già 2 ore dentro il viaggio e il primo spot da visitare è il castello d'Appiano a Missiano, frazione di Appiano sulla strada del vino, che giuro è il suo vero nome. È un posto che esiste veramente in provincia di Bolzano. Sono io il soggetto del video. Sì. Ti Che mi spiace per il tuo video. chiedo di spiegare Che cosa? perché. La domanda più complessa di tutte è È perché. una cosa che più che al video è una cosa che devo a te, mi sa. Sì. Prima la cappella. Sì. Chiuso. Vado a chiedere il chiave. Allora, quello è Marco, siamo arrivati al castello incriminato e ora gli chiederemo cosa sta succedendo. Così sussurrato. Dove siamo? Siamo al Castel d'Appiano. Ok. E perché non siamo dentro la cappella del castello d'Appiano? Perché si può entrare solo con visita guidata negli orari che decidono loro. E la visita guidata com'è? No, In che senso? dico, è gratis. È a Ah, pagamento. è pagamento. Noi lo sapevamo. Sì, ma lo sapevo che la visita guidata era a pagamento, solo che pensavo che uno potesse visitarlo anche senza la guida, cioè da solo. Invece. E a quanto pare no. Adesso aspettiamo l'una. Siamo Dopo molto contenti. che abbiamo fatto una camminata. Di quanto? Di quanto? Mezz'ora. Mezz'ora? Una camminata di Scarsa. mezz'ora dal Mezz'ora parcheggio. scarsa. Che te avevi visto su Maps, che era molto vicino in realtà. In linea d'aria, sì. In linea d'aria. Giustamente in montagna si conta la distanza in linea d'aria. Sì. Ich beginne mit der Buchführung draußen an der Brücke. So, wir laufen jetzt vor. Wir schauen mal ins Zimmer. Sorridi Marco, è un bel giorno. Ma perché stiamo seguendo una signora che parla in tedesco? Beh, le alternative in questo caso erano due: non vedere gli affreschi, che era l'unico motivo per cui siamo sediti sopra questo castello, oppure fare questa visita. Eravamo sostanzialmente 3 coppie, una di tedeschi, un'altra di italiani e la coppia di fatto composta da me e Marco. Una volta raccolti all'ordine dalla guida, ci ha fatto una proposta di fare ovvero la prima parte della visita, ovvero del castello delle mura, solo in tedesco. Mentre la seconda parte, quella all'interno della cappella, solo in italiano. I tedeschi hanno annuito, l'altra coppia ci ha guardato e io, che sono profondamente malvagio e pieno di rancore, ed ero pieno di rancore in quel momento, ho anche io annuito. Allora, siamo di ritorno dalla debacle, che è stata la visita guidata, che è stata mezza in tedesco, mezza in italiano, come avete potuto ben vedere. E di comune accordo, tra l'altro, io l'ho fatto solo per rovinare l'esperienza a Marco, ma in realtà cioè, si è messa di mezzo anche un'altra coppia di italiani, che purtroppo anche loro non hanno potuto seguire la visita interamente in italiano. Detto questo, adesso do la parola a Marco, che ci spiega dove siamo, perché siamo e soprattutto chi siamo. Non ero preparato a dover essere intervistato. Siamo nella ridente Appia.
piano sulla strada del vino, un borgo a sud di Bolzano su questa caratteristica strada della Val d'Adige in cui si fanno molti vini, in cui c'è stato il gran conte Ulrico III, come ha prima detto in tedesco, cosa che ho capito benissimo. Bravo. Che da qua dominava la pianura, infatti siamo molto in alto, infatti Simon mi ha maledetto per tutta la salita perché onestamente non pensavo fosse così in alto. Ho scelto questo luogo perché il Tirolo è una delle regioni europee con più resti di pittura murale romanica. Sembro un nerd della Madonna. Che è uno dei miei stili pittorici preferiti. E la cappella di questo castello ha tra gli affreschi meglio conservati del Tirolo e tra i più antichi. Questo era il perché. C'è quindi qualche fun fact da dare ai visitatori? Che cazzo di fun fact vuoi che ci sia? No, non c'è nessun fun fact, anzi, non c'è proprio niente da ridere. Vabbè, comunque ci sono anche i bagni, c'è un bar, un locale, un tipo ristorante. Si può anche noleggiare arco e frecce. Si possono anche noleggiare arco e frecce e cacciare Marco per aver avuto questa idea di merda. Il castello era oggettivamente è un bel castello. È in un Era un bel castello. Erano belli affreschi. È un bel posto. No, no, cioè nel senso, e la visita soprattutto valeva il costo. Se il costo fosse stato di 3 euro, visto che ho sentito solo metà visita, che era la metà in italiano. Ok, ora torniamo al parcheggio e ci prepariamo per la scalata del monte. Che monte? Nessun monte, non scaliamo niente, camminiamo. Al rifugio Pio undicesimo. Sulle pendici, sulla fronte del ghiacciaio Langtaufferner. Se non fosse che danno pioggia per metà pomeriggio, spero che riusciremo a vedere la montagna che non sia coperta dalle nubi, se no sarebbe un altro fun fact da aggiungere a questa giornata ricca di fun facts. Andiamo. Solo che effettivamente le nubi sono arrivate. Beh, sarebbe bello vedere il video dell'erba che... Sì. Magari. Direi che stiamo un po' in macchina. Dice? Perché dovrebbe migliorare il tempo. E niente, torniamo a documentare perché siamo arrivati al parcheggio da dove partirebbe il cammino per il rifugio più undicesimo a 2600 metri. Il punto è che al momento piove, però schiarisce, insomma, tra qualche ora dovrebbe smettere, anzi tra un'oretta dovrebbe smettere. E dici, guardiamo entrambi i lati delle macchine. Da un lato è così, quindi dici, chiaro comunque, un po' nuvolo. Noi non dobbiamo andare di là, noi dobbiamo andare di qua, che sarebbe esattamente... questo. Quindi oltre ad essere chiaramente nero c'è anche il tuono, come avete sentito, non so se avete sentito. E niente, adesso vedremo come organizzarsi, cosa fare, vedere se smette di piovere, perché se magari si smette di piovere là si schiarisce un po', ma dubito fortemente. Possiamo provare a salire, ma molto più probabile lo rimandiamo a domani mattina. E questo è tutto per il momento, ci riaggiorniamo. La situazione si è stabilita, dove prima era nero, ora è trasparente. È meno nero, non si può dire di più. E questa è la mappa. Dove siamo? Dove stiamo andando? Siamo qua e vogliamo andare qua, al rifugio. Piantata la tenda qua da qualche parte. Dove troviamo un bel luogo abbastanza piano, piantiamo la tenda. Altitudine? Dipende. Ah, l'arrivo è a 2550. Quindi adesso proveremo ad andare là in cima a dormire a 2600 metri, forse sull'erba, forse sul ghiacciaio. Vedremo cosa succede e tutto sta se il tempo regge, ma il tempo reggerà perché altrimenti non possiamo tornare indietro. E qui comincia il nostro cammino dal parcheggio di Melago fino al rifugio più undicesimo, o nelle sue vicinanze insomma, anche perché quando siamo arrivati in cima, come vedrete tra poco, ero completamente sfatto, dello stesso motivo per cui non ho fatto video durante il viaggio. Ci sono solo le foto di Marco a documentare quelli che potevano essere gli ultimi istanti potenzialmente della mia vita, e un video fatto da me col telefono che aveva l'unico scopo di ricordarmi in futuro che ho fatto effettivamente quella camminata e che non è stata un'allucinazione. Più occupa meno spazio, omogeneizza, ammortizza meglio il terreno e isola più dal freddo. L'unico lato negativo è che ora devo andare in ipossia per gonfiarlo. Comunque questo è il panorama, per ora siamo arrivati
Il rifugio in realtà sarebbe ancora là in fondo, solo che non possiamo piantare la tenda vicino al rifugio, altrimenti dovremmo pagare la tassa di soggiorno. In un posto del genere però funziona così, è una cosa comune. Io non sono avvezzo a cose del genere, quindi tutto nuovo. Domani mattina ripartiremo per andare al rifugio e oltre, vedere anche il ghiacciaio. E niente, adesso che ore sono? Saranno le 8. 8 e mezza, però siamo stanchissimi. Adesso mangeremo, faremo un po' di gossip e poi andremo a nanna, sperando di dormire bene. Ma i presupposti ci sono tutti. Al volo. Cosa? Preso al volo. Questo è il day after tomorrow, ci siamo svegliati, questa è la tenda, questo è Marco. Cosa è successo? Una notte discreta, adesso andiamo qua in cima per andare fino al rifugio. Continua a piovere, cosa che non doveva succedere ma sta succedendo. Bellissima, tra l'altro stanotte abbiamo visto anche il cielo stellato, devo dire che non l'ho mai visto così, era un po' come guardare un libro di geografia, anche perché non ho mai visto un libro di astrologia. Astronomia, non astrologia. Di astronomia. Quindi adesso andiamo verso il rifugio. Allora, il rifugio l'abbiamo visto, è dietro di noi, è esattamente dietro di noi. Ecco questo. E niente, abbiamo raggiunto, però sta cominciando a piovere e fare il vento bello forte, adesso si sente, almeno io non penso di aver raggiunto il mio tipping point. E niente, non è una sconfitta perché non c'è mai sconfitta nel cuore di chi lotta. Adesso devo ricercare chi l'ha detta, perché di non essere sicuro. E niente, comincia a sbiascicare, meglio scendere. Una volta scesi dalla montagna e ripreso un po' di circolazione nel sangue, ci siamo rimessi in cammino. Prima con un breve brake check con un minivan sui tornanti. He brake tested me. What the going on? E poi entrando in Austria per fare benzina insieme a tanti altri parassiti italiani con le taniche. E solo successivamente in Svizzera. Un paio d'ore e paesaggi spettacolari dopo, ci siamo ritrovati in Liechtenstein, dove sono diventato improvvisamente pio e mi sono chiuso in un momento di preghiera e confessione all'interno della cattedrale di San Fiorino a Vaduz. Questo perché avevo sospetto di essere stato multato in autostrada. Detto questo, una volta entrati dentro il confine liechtensteiniano, alle volte entrati dentro Vaduz, propriamente come città, ho messo io Maps per cercare parcheggio e, stolto io, non avendo tolto il pedaggio e l'autostrada, questa ci ha rindirizzato dal centro di Vaduz a fuori Vaduz, a fuori Liechtenstein, per fare 2 chilometri all'interno del tratto autostradale svizzero, per rientrare a Vaduz e trovare il parcheggio che alla fine non abbiamo scelto, perché ne abbiamo scelto un altro. Tutto questo potrebbe essere un comune misunderstanding all'interno delle leggi dell'uomo e del Dio e dell'Unione Europea. Ma qui non siamo dentro l'Unione Europea, siamo dentro l'area economica europea, non siamo dentro l'Unione Europea. C'è una signora che vuole passare dietro. Oh, scusa. Prego. Dicevo, e dovevo intuirlo, dato il mio disappunto, che non eravamo più nell'Unione Europea. Alla fine, tutto questo scherzo costerà un totale di 200 franchi di multa per essere entrati in autostrada svizzera senza vignetta e 40 franchi per l'acquisto obbligatorio di tale vignetta. Quindi vi dite, almeno Simon avrai un anno di accesso in autostrada svizzera? No, perché eravamo con la macchina di Marco, quindi non c'è, non si vince in questa vita, non si vince in Liechtenstein, non si vince in Svizzera. E non si vince tantomeno in Austria e in Italia, non si può vincere. Questo è il memo che voglio lasciare alle future generazioni. Detto questo, tutto poteva essere evitato se io mettevo Maps con i pedaggi. Senza i pedaggi? Senza i pedaggi. Quindi l'errore di nuovo. Mea grandissima colpa. Per la prima e penso l'ultima volta nella mia vita in Liechtenstein, ci vediamo quando passeremo il confine con la Germania. Quindi, morale della favola, o non eravamo ancora entrati in autostrada, o siamo usciti prima di entrarci, o era una tangenziale, o abbiamo avuto culo, che è probabile che sia l'ultima di queste. Ma ehi, non è arrivata la multa, quindi allegria, la gita in Liechtenstein continua tra un numero eccessivo di opere d'arte moderna. Spazi liminali. Musei della posta.
e in generale una continua impressione che tutto quello che vedessimo risultasse anche Annie. Ora mi chiederete, qual è la prima cosa da fare in Liechtenstein? Bene, ve lo dico subito, andarsene e puntare dritti verso la Germania. Qui la nostra prossima tappa era la cattedrale di Ulm, però seguendo i nostri piani non ci saremmo dovuti arrivare non prima della mattina dopo. Quindi questo ci ha dato tempo di visitare un altro luogo e mangiare e magari dormire anche nel mentre, e per questo abbiamo scelto la ridente cittadina di Memmingen, che dalla preview di Google Maps sembrava molto carina, con ancora un punto di domanda tra l'altro sulla piccola cosa di dove e come avremmo dormito. Volevo documentare che adesso siamo a Memmingen, nel cuore della Bavaria. Baviera. Una tappa di stop prima di andare... Bavaria, cosa siamo nell'alto medioevo? Volevo documentare che adesso siamo a Memmingen e quindi niente, facciamo una breve visita, mangiamo e poi ripartiamo direzione Ulm e dormiremo con ogni probabilità in un'area di sosta sull'autobahn. Commento veloce sull'autobahn. È bellissima, è meravigliosa, cioè è un luogo magico. Guardiamo i prezzi degli immobili di Memmingen. Però adesso siamo in area di servizio dell'autobahn, siamo tra Memmingen e Ulm, più verso Memmingen che verso Ulm, ma domani rifacciamo il resto della strada. E cosa è successo? È successo che siamo andati a mangiare, tipico tedesco, ovvero vietnamita. Buon pasto, c'è stato all'inizio una leggerissima barriera culturale, soprattutto linguistica, ma che abbiamo superato. Io parlavo in tedesco e lei non capiva, non è colpa mia, mi dispiace. Vabbè, allora è un po' colpa di tutti comunque. E abbiamo ordinato, abbiamo mangiato, buono tutto, lui va in bagno, io vado in bagno. Dopo che torno dal bagno, gli faccio a Marco, oh, ma hai pagato? E te? Sì, ma per me, perché volevo pagare separato. Vabbè, pago il resto. Mi appropinquo alla cassa per pagare il resto e mi dice no, cioè no, dice quello, ho capito solo quello e ha detto solo quello, infatti. Io gli avevo chiesto in impeccabile alto tedesco se potevo pagare separato, lei mi ha detto sì e poi mi ha fatto pagare per entrambi. Ci ha cercato di spiegare questa cosa, si è messa a usare Google Traduttore dal vietnamita all'inglese, ha fatto vedere a entrambi il messaggio che diceva che eravamo a posto, che avevo pagato per entrambi, e poi ha fatto vedere un messaggio solo a me in cui scriveva please give 10 euros 50 cents to your friend, perché a quanto pare pensava che io avessi pagato coi suoi soldi. Già io ho pagato per entrambi senza rendermene conto, in più pensava che io avessi fottuto lui, volessi fottere lui, e quindi mi ha detto di ridargli i suoi soldi. E vabbè, questa è la storia. Sì, alla fine tutto è bene quel che finisce bene, quindi vorrei ringraziare personalmente la comunità vietnamita tedesca. Non racconti che siamo in uno spazio di minate. Vabbè, ma quello si sa già. Vorrei ringraziare la comunità vietnamita tedesca per essere stata d'aiuto in soccorso a me, anche se Marco non mi avrebbe fregato, penso. E si va a letto, e domani, ultima parte del giorno, della tre giorni, quindi Ulm e Mannheim, quindi a domani. Prima di andare a letto abbiamo deciso di visitare l'area di sosta, che su Google veniva presentata come simile ad un'opera di Gaudì, e penso di non voler commentare su questo. Abbiamo poi visto la prima ora della caduta per poi metterci a dormire, io con poco successo perché durante tutta la notte è stato un continuo via vai di macchine all'interno del parcheggio che facevano i freni a mano oppure che entravano con la musica a pallettona. Ma l'importante è che il guidatore si è riposato e quindi la mattina dopo siamo partiti finalmente per Ulm, dove abbiamo chiaramente visitato la cattedrale che, secondo TikTok, è la seconda cattedrale gotica con più aura d'Europa, dopo quella di Colonia. Siamo poi riusciti ad accedere al secondo e al terzo piano della struttura attraverso una serie infinita di scale a chiocciola strettissime, ragazzi, veramente non lo consiglio, ma siamo arrivati in cima a un'altezza che era di circa 140 metri e la visita, diciamo, che ha totalmente pagato. Una volta ripreso il cammino ci siamo fermati subito praticamente perché siamo andati al monastero di Böblingen, fondato nel 1092 come 1000 più 92 come lo zero come secondo numero, da dei monaci
Battisti, Benedettini, monaci benedettini, scusate, sono stato bocciato al catechismo, che aveva al suo interno un museo dove niente era tradotto in inglese. Questo per dimostrare proprio il luogo di punta dove eravamo da un punto di vista turistico. Oltre a questo c'era una riproduzione in scala del monastero coi Lego, una biblioteca in stile rococò dove siamo entrati mentre c'era una visita guidata che non abbiamo dovuto pagare questa volta, vero Marco? Ma tanto era sempre in tedesco, quindi. E la cattedrale in stile tardo barocco che Marco non vedeva l'ora di vedere. No, Fra, ha perso tutta l'aura. Perché? Entra, guarda. E dopo questa scorpacciata di cultura abbiamo visitato un altro luogo tipico e pilastro della tradizione tedesca. Ultimo giorno, ultimo piatto tipico del vietnamita, passiamo al turco. Da Weblingen, prossimamente a Mannheim. Ci sentiamo dopo. E così siamo ripartiti per l'ultima volta verso quella che è la nostra destinazione finale, ovvero Mannheim. Siamo arrivati allo studentato dove vive Marco e abbiamo risolto un piccolo enigma stile professor Layton per recuperare le chiavi, e da lì abbiamo scaricato la macchina e cominciato ad addobbare l'appartamento. Siamo poi andati all'IKEA a prendere le ultime cose che servivano a Marco, che si era dimenticato, per poi tornare subito in un appartamento perché eravamo completamente sfiniti dal viaggio e dalle poche ore di sonno, ma celebrando la nostra impresa con una pasta, la birra da discount e l'ultima ora e mezza della caduta. Ed è così che si è concluso il viaggio, almeno per Marco, a me mancava ancora il ritorno. Infatti la mattina seguente mi ha portato a Francoforte. Ma cosa, Simon, sei stato veramente a quell'aeroporto di Francoforte? No, non sono stato lì, sono stato a Francoforte Hanna, che è praticamente il Venezia Treviso di Venezia Marco Polo. Ma alla fine il ritorno è stato tranquillo, ho trovato anche compagnia in aereo con un ragazzo che ho incontrato lei, che mi ha accompagnato fino a Brescia sostanzialmente, e che se stai guardando questo video ti saluto. Ma ora, perché fino a Brescia, vi starete chiedendo? Simon, ma te non eri veneto? E lo sono ancora, ma ho pure parenti liguri, ed è per questo che l'intero viaggio è stato all'insegna del low cost, ed è per questo motivo che ho preso un aereo da Francoforte Hanna fino a Bergamo, non so perché sto puntando Bergamo, probabilmente di là è Trieste. Quindi, riassumendo, aereo Francoforte-Bergamo, poi bus Bergamo-Brescia, poi regionale Brescia-Verona, cambio Verona-Vicenza, cambio Vicenza-Bassano, e a Bassano mi sono fatto venire a prendere perché dopo 10-11 ore di viaggio non avevo forza, non avevo completamente forze, penso che sarei stato ancora là. E qui finisce il viaggio anche per me, e anche per voi in questo caso. Il video è uscito un po' dopo rispetto a quando sono accaduti i fatti, però sostanzialmente stavo aspettando la multa, che non è arrivata, quindi contento io, contenti tutti. Qui auguro a Marco tutto il bene del mondo per l'esperienza che lo aspetta, e niente, ci rivediamo al prossimo video.